Dopo la messa con il patriarca Francesco Moraglia, sono entrati nel vivo a Venezia le celebrazioni per i 150 anni della Fondazione Querini Stamparia, tra le più importanti istituzioni culturali cittadine. Una ricorrenza importante, sottolineata con un convegno e una mostra, che rimarrà aperta fino a dicembre e si potrà dunque visitare anche nei prossimi mesi, dedicata proprio alla vita di Giovanni Querini Stamparia, il suo fondatore, a 150 anni dalla sua morte e alla quasi contemporanea costituzione della fondazione a lui intitolata. Le parole del presidente della fondazione, Marino Cortese. 150 anni fa moriva il 25 di maggio Giovanni Querini Stamparia, un imprenditore agricolo industriale importante e l'ultimo esponente di una grande famiglia patrizia veneziana. Ha lasciato una fortuna immensa, soprattutto ha lasciato la sua casa, dove noi ci troviamo oggi, il palazzo, con tutto quello che conteneva. Il presidente ha poi ricordato alcuni tratti importanti del benemerito fondatore. Ha lasciato tutto perché si facesse un museo, una biblioteca aperta al pubblico, quindi non un circolo privato come usava, e aperta nei giorni e nelle ore in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse. Cioè ha dimostrato una enorme apertura alla modernità. Seguiranno molti altri incontri ed eventi per sottolineare questo storico compleanno. Mostrarlo ad esempio di una filantropia intelligente, una filantropia colta, non banale, che ha dato un grande servizio alla città. Il suo testamento è un grande documento, politico e culturale che va letto e studiato perché, rappresenta il modo corretto di fare cultura oggi, nel nostro tempo. Ecco qualche cenno sulla mostra da chi l'ha preparata e allestita con il coordinamento della direttrice della Fondazione Maria Gusta Lazzari e della responsabile della biblioteca, Cristina Ceregon. Il racconto che abbiamo voluto costruire con questa mostra su Giovanni ripercorre un po' il racconto che abbiamo fatto in realtà durante gli interventi del convegno, cioè raccontare il Giovanni in pratica che durante la sua esistenza ha toccato, si è circondato, ha voluto approfondire determinati argomenti.